guarda, dice, devi indagare su alcune ville fra l'Aretino e il mare, i festini che facevano lì, perché la magistratura potrebbe anche aver abbuiato tutto, perché scoppia una bomba morale, non so se mi so spiegare. Questo filone non è stato mai preso. Però questo potrebbe aver ostacolato la realizzazione di una buona indagine. E questo avvocato romano mi ha detto, dice, ma non state a girare tanto le scatole, c'è una villa fra Siena e Arezzo e c'è una villa al mare dove facevano i festini. Chi andava in queste feste? Chi ci andava? Ci andavano anche i magistrati senesi, ad esempio. Ma ci andava qualche personaggio nazionale? Ma... Così l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini, domenica sera nella trasmissione delle Iene dedicata alla morte di Davide Rossi, avvenuta quando era capo comunicazione di MPS. Dichiarazioni che hanno suscitato molte polemiche. Oggi in una intervista al Corriere della Sera Piccini torna sulle sue affermazioni registrate a sua insaputa dal programma. Non accuso nessuno, riporto soltanto quello che mi è stato raccontato e che tutti a Siena sanno, cioè che David Rossi non si è ucciso, ma è stato assassinato. E io, che David lo conoscevo molto bene, ne sono assolutamente convinto. Nulla di nuovo. Sui festini a base di droga, ai quali avrebbero partecipato magistrati, ho solo riportato voci che mi ha raccontato qualcuno, mi sembra un avvocato romano, e anche queste circolano da tempo in città. Non sono novità, almeno per noi senesi, aggiunge. Nel 2013, durante un'assemblea del Monte dei Paschi, un consigliere comunale parlò pubblicamente di personaggi orgiastici e pervertiti. Non spetta a me indagare, dice, su un eventuale nesso dei festini con la morte di David. Io so soltanto che, appena 2 giorni prima di morire, David mandò un messaggio a un alto dirigente della banca, avvertendolo che avrebbe raccontato tutto ai magistrati. Queste cose le sto ripetendo da anni. Sono pronto a parlare con i magistrati in qualunque momento. La Procura di Genova sta valutando se sentire nelle prossime settimane Piccini. Ieri il procuratore capo del capoluogo Ligure, Francesco Cozzi, ha aperto un fascicolo per atti relativi, assegnandolo al PM Cristina Camaiori del pool che si occupa di indagare sui colleghi toscani. L'inchiesta è stata aperta dopo l'invio da parte del procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, della registrazione della puntata. Piccini verrebbe sentito come persona informata dei fatti. La Presidente della Corte d'Appello di Firenze, Margherita Cassano, e il Procuratore Generale, Marcello Viola, hanno chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di aprire una pratica a tutela per i magistrati di Siena. Tra l'altro Piccini fa riferimento alla partecipazione a presunti festini anche di alcuni magistrati senesi gravemente apostrofati. Si tratta di un'iniziativa che riteniamo opportuna e necessaria, ha detto Cassano, perché quando una persona ha conoscenza di reati o comportamenti irregolari ha il potere e il dovere di segnalarli nelle sedi competenti, che a loro volta hanno il dovere di fare accertamenti. La vicenda della morte di Davide Rossi è una ferita aperta nella coscienza cittadina. Nonostante i magistrati abbiano svolto indagini archiviate, poi riaperte e archiviate di nuovo, ma non è quello di Piccini il modo di affrontare la vicenda. Chissà, deve parlare a PM. A cosa e a chi serve picconare la credibilità della giustizia, delegittimandola? Se si vuole aiutare la giustizia, bisogna fornire elementi nuovi che consentano di riaprire l'inchiesta. La verità su Davide Rossi non si stabilisce in un talk show, così il sindaco di Siena, Bruno Valentini. In una nota oggi Piccini ribadisce di aver avuto il coraggio di dire ciò che tutta la gente di Siena pensa. Da Siena nessuno si è mai esposto, ora qualcuno cerca di strumentalizzare le mie affermazioni, peraltro registrate a mia insaputa. Il vero problema è che il sindaco di Siena o quei pochi che mi criticano sono stati comodamente omertosi finora. Io invece, continua Piccini, sostengo da tempo una opinione diversa da quella ufficiale. Vado comunque avanti per la mia strada. Non servono più mesi di discussione pubblica. Serve un lavoro serio e preciso di approfondimento al solo servizio della verità. Il 20 ottobre Piccini sarà a Roma alla presentazione del libro di David Vecchi sulla morte di Rossi.